classico dei classici, ma forse proprio per questo uno dei dolci più amati. Questo anche è semplicissimo, io l'ho fatto utilizzando il latticello. Se non trovate il latticello, che io generalmente trovo nei negozi bio, come Natura Si, per esempio, Naturalia o cose del genere, non vi preoccupate, sostituite la quantità di latticello che utilizzo nella ricetta con del semplice yogurt, oppure potete fare metà latte e metà yogurt mischiati insieme, oppure terza variante, prendete la quantità di latticello, la sostituite con il latte e aggiungete un cucchiaino o due di succo di limone. Lasciate riposare 10-15 minuti ed ecco fatto, potete utilizzare questo composto al posto del latticello e vedrete che il risultato sarà ottimo. Lasciatemi un like se vi piace la ricetta, mi fate molto molto piacere. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video. E come sempre vi aspetto su Instagram, che aggiorno tutti i giorni praticamente, anche più volte al giorno ogni tanto. E naturalmente anche su Facebook e sul blog, dove trovate la ricetta scritta passo passo. Comunque tutti i link sono giù nell'info box. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa, dopo averle lavate molto bene, taglio a fettine molto sottili due delle tre mele e le metto in una ciotola aggiungendo una spruzzatina di limone e le lascio da parte. In un'altra ciotola, molto capiente, sbatto il burro morbido, quindi a temperatura ambiente, con lo zucchero. Quando il burro sarà ben montato, unisco le uova e continuo a montare. Setaccio a questo punto nel composto le farine insieme al lievito, aggiungo la buccia del limone grattugiata, le spezie, ovvero sia la cannella e lo zenzero, e ricomincio a mescolare bene. Via via comincio ad aggiungere anche il latticello, sempre mescolando, fino a ottenere un bel composto liscio e cremoso. Sbucciata la terza mela, la taglio a cubetti e la unisco al resto del composto con una spatola. Ungo bene e infarino una teglia da 24 cm e verso il composto al suo interno e lo livello bene. Distribuisco sull'impasto le fettine di mela con la buccia, come vedi, verso l'alto, così a formare una bella decorazione che sembra alla fine una bella rosa. Poi spolverizzo le mele con un cucchiaio di zucchero e cannella in forno a 180 gradi per circa 45 minuti o finché uno stuzzicadenti inserito nel centro del dolce non esce pulito e asciutto. Una volta fredda, gli do un'altra spolverizzatina di zucchero a velo.